Azioni di messa in sicurezza del territorio e rilancio delle attività dell'ente di sviluppo agricolo. Se ne è discusso nell'aula consiliare del comune di Barcellona Pozzo di Gotto su impulso della FLAI e della CGIL di Messina. L'iniziativa ha voluto ribadire l'importanza del lavoro delle maestranze dell'ESA e quella di un piano di intervento straordinario con impiego di lavoratori e professionalità. Noi riteniamo che l'ente sviluppo agricolo, all'interno di un nuovo ragionamento teso a intervenire sul territorio non dopo che ci sono gli eventi che molte volte hanno vittime, ma intervenire in una politica di prevenzione, di messa in sicurezza del territorio e di un quadro di interventi che purtroppo a 6 anni dalla tragedia di Giampilieri poco è stato fatto. E quindi noi riteniamo che vada rilanciata con forza questo tipo di battaglia. Non è possibile che la politica non impari che la messa in sicurezza del territorio, che la salvaguardia delle vite umane, che mettere in condizioni di tutela le vie di comunicazione non siano una priorità. E questo si può fare con una buona programmazione, attuando il principio che è meglio prevenire che poi ripristinare i luoghi, perché se previeni spendi un decimo di quanto spendi per ripristinare i luoghi, salvaguardi le vite umane e soprattutto determini una condizione nella quale il territorio è appetibile dal punto di vista dello sviluppo, se no così non verrà nessuno a produrre se il rischio è che si distruggano tutti gli opifici, che le vie di comunicazione vengano interrotte, la merce non si possa distribuire, che le persone non si possano muovere anche per il turismo, che l'agricoltura non possa avere una sua prospettiva. Allora, mettere insieme le risorse, finalizzare i fondi strutturali, ma anche gli investimenti che devono essere assicurati al Mezzogiorno, coordinando e soprattutto utilizzando le risorse che hai. Il personale, la competenza del personale all'ESA, nella forestale, dovrebbe essere messo al servizio di questo e per questo produrre un vantaggio a tutto il nostro territorio, a tutta la nostra regione.